Oggi andiamo a trattare un argomento non propriamente nuovo, ma con il massimo del dettaglio. Nei commenti e su Twitch ancora mi chiedete la domanda delle domande: come fare a salire di luce? Naturalmente non è un video per quelli di voi che sono già al 600, ma sarà sicuramente utile a quelli di voi che stanno ancora cercando di fare gli ultimi step e si chiedono perché ci mettono tanto, perché quell'engramma mi ha droppato basso, eccetera eccetera. Quindi in questo video vi vado a spiegare bene come sono divisi tutti i soft cap di Destiny 2, quali sono le pietre miliari da fare per raggiungere un determinato livello e soprattutto in varie situazioni quali sfide fare prima di altre. Allora, come sappiamo, il vero Destiny 2 si comincia a scalfire una volta raggiunto l'endgame. Siete arrivati a livello 50 e 500 di potere e volete andare oltre. Per arrivare al 600 la strada è abbastanza lunga, ma possiamo sicuramente rendere meno tortuoso il viaggio se sappiamo cosa fare. Introduciamo per prima cosa il concetto di soft cap, un concetto che abbiamo già trattato in un video per i principianti e che voi veterani naturalmente conoscete meglio di me, ma è giusto che prima di parlarne vi spieghi cosa si intende. Allora, con soft cap si intende il livello al quale le attività smettono di darvi come ricompensa oggetti di livello superiore. Il primissimo soft cap è dunque il 500, arrivati a quello nessuna attività normale vi dropperà più di 500 a meno che voi non raggiungiate un livello di potere maggiore. Questo soft cap si applica anche e soprattutto alle pietre miliari, cioè le sfide sia giornaliere che settimanali, e tutte le attività che ci danno un engramma potente, quei famosi engrammi potenti ai quali noi puntiamo ogni settimana. Ci sono 5 soft cap per arrivare al 600 e tutti e 5 hanno al loro interno diverse attività che bisogna conoscere per sapere poi quanto ci farà salire quel determinato engramma potente. Come si comporterà però un engramma potente in base al nostro livello? Se non abbiamo raggiunto ancora il soft cap successivo, l'attività ci darà una ricompensa maggiore di 2. Di solito è un bel più 5, ma il range può variare da un più 3 fino ad un più 10 di potere. E qui naturalmente subentra anche un po' di fortuna. Se invece andiamo a fare un'attività che fa parte di una categoria con un soft cap minore, riceveremo in cambio una ricompensa soltanto di un punto oppure massimo 2 punti sopra al nostro livello attuale. Facciamo un esempio pratico, ve ne farò tanti durante questo video, quindi non annoiatevi. Se io per esempio sono al 530 e faccio un'attività settimanale che fa parte del gruppo del soft cap del 560, riceverò una ricompensa molto alta che può variare dal 533 al 540. Se invece faccio un'attività che fa parte del gruppo del soft cap del 5,20, quindi più bassa, riceverò una ricompensa che sarà solo di un punto, al massimo 2, più alta del mio livello di luce, quindi o un 5,31 o un 5,32. Spiegato così all'inizio può essere un po' confusionario, ma ho trovato un'immagine su Reddit che racchiude tutti i soft cap che ho tradotto in italiano per renderla più chiara possibile a tutti voi. Se volete, in descrizione comunque trovate sia il post su Reddit che l'immagine originale in inglese, per dare credito naturalmente ai ragazzi che hanno fatto questo lavoro. Allora, il primo gruppo di attività che incontriamo sono quelle del primo soft cap, che è al 520 di luce, quindi vuol dire che tutte le attività che vi sto per elencare vi daranno ricompense con un bel più 5 o anche di più se siete sotto al 520, ma se siete arrivati al 520 ed oltre vi daranno soltanto un più 1 e un più 2. Tutte le sfide giornaliere, ne avete una al giorno e con il reset giornaliero se ne aggiunge una nuova ogni giorno appunto. Le sfide giornaliere si accumulano fino a 4, dopodiché subentra il reset a metà settimana e il tutto ricomincia fino al reset settimanale successivo. In questo soft cap troviamo anche alcune sfide settimanali, come quella del crogiolo che ci chiede di fare 5 partite, quella di azzardo che ci chiede di farne 3, gli assalti fatti con la stessa sottoclasse di un compagno, le 3 missioni eroiche, il focolaio sul pianeta che gira ogni settimana, la pietra di Cora che vi chiede di fare 20 taglie ed infine la taglia del ragno, quella settimanale con il ricercato. In questa categoria troviamo anche i superamenti di grado del crogiolo, sia nella classifica valorosa e sia in quella gloriosa. Quella valorosa però conta soltanto il primo giro, una volta resettato poi le ricompense saranno normali. Stesso discorso anche per azzardo, perché dal secondo reset in poi non vi dà più armamento potente. Tutte queste attività dunque, ripetiamo, vi daranno ricompense più alte se ancora non siete arrivati al 520, ma se avete superato il 520 vi daranno ricompense solo di un punto, massimo 2 punti in più rispetto al vostro livello di potere.
Passiamo al soft cap di 5,40. In questa categoria troviamo il Cala la Notte in tutte e due le versioni, la normale e quella fatta a 100.000 punti. Qui c'è da fare un piccolo appunto perché c'è la possibilità anche che i blu siano decenti e possano droppare 5 punti sotto al nostro livello di luce attuale, che possono essere utili per pareggiare un po' il vostro equipaggiamento se per esempio avete un pezzo che non riuscite a far salire perché vi è rimasto indietro, ma di questo poi ne parleremo anche più avanti. Al 540 inoltre troviamo la missione di Petra settimanale. Se avete sbloccato la città sognante, sapete che dopo il raid si è sviluppata una nuova questline di 3 missioni che ruotano settimanalmente. Queste missioni fanno parte appunto di questo gruppo. Sempre nella città sognante, al 540 troviamo anche la taglia di Petra delle 8 taglie giornaliere da completare. Esempio, sarò ripetitivo ma è per rendere i vari step più chiari possibili. Se per esempio appunto siete al 530 e fate una di queste attività, come per esempio il Cala la Notte, riceverete una ricompensa che varia dal 533 al 540. Se invece avete superato il 540 e siete quindi andati oltre, che ne so, al 545 e fate la missione settimanale di Petra oppure di nuovo il Cala la Notte, riceverete un oggetto che va dal 546 a un massimo di 547. Nel soft cap al 560 ci sono soltanto due cose: il reset dell'infamia di azzardo e le quest esotiche. Vuol dire che superato il 560 di potere, queste due attività vi ricompenseranno soltanto con un più 1 o al massimo più 2 rispetto al vostro livello attuale. Nel soft cap al 580 invece troviamo diverse cose. Cominciamo dal raid con i primi 3 step, quindi Kalli, Shuroshi e Morget. Fanno parte di questa categoria, quindi superati il 580, questi primi 3 step droppano tra virgolette basso. Il pozzo cieco di livello 4, quindi quello che si fa dopo aver finito il livello 3 e aver messo la carica instabile all'interno del pozzo. La taglia settimanale di Petra, quella planetaria per intenderci, cioè il fare due taglie settimanali, ed infine anche la sfida ascendente che ruota ogni settimana. In questa categoria al 580 ricadono anche le taglie dello standardo di ferro, quindi molto attuale, perché in questa settimana fino al 20 di novembre lo standardo di ferro sarà attivo. Arriviamo finalmente al cap di 600. Tutte quelle attività che finché non arriviamo al 600 ci dropperanno sempre e comunque oggetti alti di potere. La ricompensa del clan che ci chiede di fare 5.000 punti di esperienza ci dà sempre un più 3 fisso. Il raid con il drop della cassaforte e della cassa finale dopo Riven. La taglia settimanale di azzardo che dà fino a un massimo di più 4. E poi naturalmente i famigerati engrammi prodigiosi che sono un drop totalmente random. Quindi gli engrammi prodigiosi sono quelli top del top proprio. Detto tutto questo, come fare e quali attività svolgere per ottimizzare al massimo il farming? Allora, ci sono due punti di partenza. Il primo è quello che avete discrepanza tra gli oggetti. Mettete il caso che avete più PG e vi passate le armi da uno all'altro, e quindi ad inizio settimana sicuramente le armi saranno di un livello di luce maggiore rispetto all'equipaggiamento. Per evitare di sprecare un engramma potente oltre il vostro soft cap, che vi possa droppare un'arma e quindi praticamente sarebbe perso, conviene fare tutte attività che sono al di sotto del vostro livello di luce per cercare di droppare oggetti con un bel più 1 o più 2 rispetto alla vostra media, che vi portino l'equipaggiamento al livello delle vostre armi, così da far alzare la media al vostro personaggio, e infine usare gli engrammi veramente potenti, quindi oltre il vostro soft cap, anche armi che in questo caso vi saranno utili per salire anche con gli altri personaggi. Stesso discorso se avete soltanto un solo PG, se finita la settimana vi è rimasto indietro qualche pezzo o un'arma, fate prima le attività sotto il vostro livello di luce di modo da bilanciare tutti i pezzi e dopodiché fate le attività al di sopra del soft cap per salire in modo più efficiente. La seconda possibilità invece è che siete ben livellati e siete più o meno con tutti i pezzi ad un certo livello. In questo caso il consiglio è di fare il contrario, dare una bella spinta subito facendo le attività al di sopra del soft cap per far alzare il più possibile il vostro livello medio, dopodiché andare a bilanciare con le attività più basse. Questo qui è il metodo che io ho usato personalmente per portare pian pianino tutti i miei personaggi al 600 di luce. In tutto questo dovete calcolare una cosa fondamentale che non dovete mai dimenticare, il famoso RNG, Random Number Generator, da dove arrivano tutti i nostri drop che sono totalmente a caso, a partire dal pezzo che si può ottenere fino ad arrivare al livello di luce. Quindi non vi aspettate di droppare un pezzo con un bel più 10 rispetto al vostro livello attuale ogni volta, come non vi dovete incazzare se ricevete soltanto un più 3. Insomma, per salire al 600 ci vuole pazienza e soprattutto ci vogliono settimane, non è una cosa che si può fare con un paio di reset.
Io spero che con questo video vi abbia fatto chiarezza su alcuni punti che magari ancora vi erano poco chiari. Questo video tra poco immagino sarà da aggiornare in base ai contenuti che arriveranno con l'armeria nera, sempre naturalmente se ci sarà un innalzamento del cap di luce oppure no. Nei commenti qui sotto fatemi sapere a che punto siete e se avete usato altri ragionamenti per arrivare al 600. Io come sempre vi ringrazio di aver guardato il video e ci vediamo alla prossima. Ciao!